Devo dirvi una cosa. Niente più like. Non si vedranno più su Instagram. Prendetevi per mano. Per favore. Un po' di terapia di gruppo da influencer. Forse da domani dovremo trovare un lavoro vero. Dobbiamo restare uniti. Mandare curriculum dappertutto e sperare che ci chiamino. O farci sposare da Fedez. Dite addio alle foto dei culi. Le foto dei culi erano tutta la nostra vita. Rio. Cosa faremo ora? Soltanto stories? Ospitate in discoteca? Ci metteremo tutti a pubblicizzare frullati di Herbalife? Rio, i frullati di Herbalife sono No, buoni. no, fanno schifo. E poi io detesto i frullati. Mi fanno venire la cacarella fulminante, specialmente con le fragoline. E i mirtilli. Non li digerisco mai. Intanto le fragoline spaccano. Se non ci metti un po' di yogurt magro, magari sono amarognole, ma poi ti abitui e alla fine non puoi farne a Io meno. volevo soltanto continuare a cazzeggiare per il resto della vita. Fare lo youtuber, magari. Andare a Lucca Comics e diventare famoso. C'è qualcuno che non è impazzito? Mosca. Vuoi tornare a fare il paninaro? Figliolo, era il mio sogno. La mia vera vocazione. Nairobi. Su Instagram ci sono delle regole. Con le foto dei culi ci vanno le frasi colte. È così che si cresce, ma voi avete fatto di testa vostra. Denver, ti rendi conto che questa è una cazzata, no? Certo che mi rendo conto. Ma ormai non ci chiama più neanche Barbara D'Urso. Ho ragione o no? Abbiamo ancora follower, cazzo. Sì, ma li avevo comprati su un'app indiana. Soldi buttati. Tutti quei giorni a svegliarmi truccata per sembrare fica mentre gli altri si laureavano. Come vi pare, vado a spararmi un selfie. Ma che teste di cazzo! Vi guardate ogni loro video e mettete sempre like! O addirittura commentate taggando i vostri cazzo di amici. Ma mai nessuno che segue i fuori sync su Instagram? Io li seguo, cazzo! Seguili pure su YouTube e attiva la campanella.